Sta venendo fuori di tutto. No, quando gli fa anche niente. Il problema qual è? Da che mondo è mondo? Le regole delle primarie sono così difficili. Sono quelle che andavano bene nel 2005 per Prodi, nel 2007 per Berlusconi, nel 2009 per Bersani, che andavano bene a Firenze come a Prato, come in Puglia per Vendola, come a Milano per Pistabia. Sono sempre le stesse regole. Uno va, dichiara di aderire a un documento di programma, pensare alla chiamata carta di intenti, e io lo dico subito, a me sta bene che si vada a votare e si dica aderisco alla carta di intenti. Si paga un obolo, prima del euro, ora ci bisogna scoraggiare la partecipazione del chiamo a 5. Mi sembra un po' discutibile. Ma no, perché non so se... comunque insomma, l'obolo faccia loro. Più sono attenti meglio è. Si deve dire che c'è un albo pubblico, perché se no ci sono le infiltrazioni di quelli di destra, quindi vediamo. Una cosa è il gruppo del PDL di Prato che decide in massa di andare a votare per far vincere il candidato più lontano al PDL, cioè quello che può fare più male al PDL, o meglio, che può costruire al PDL di fare più male. E questo non è mai successo, in Toscana poi non siamo abituati che il PDL è stato organizzarsi in nero per le proprie iniziative, figuriamoci se organizzano per le nostre, no, vabbè, vabbè. Questo atteggiamento va eliminato, sono d'accordo. Per cui ogni tipo di intercettamento deve fare un albo per cui chi va deve dire di essere un elettore nazionalista. Intendiamoci. Dire di no al singolo elettore che l'altra volta ha trovato Berlusconi e che stavolta, deluso da Berlusconi, vuole venire a votare per noi, ragazzi, è un capolavoro da fascista, cioè, se io ho votato l'altra volta Berlusconi e non lo voglio votare, noi cosa ne diciamo? Cioè, non mi è capitato, ma deluso, vogliono fare voi, e noi gli diciamo e gli diciamo no per schermo che sta scherzando comigo, okay, che come per noi. Signori, se noi non prendiamo i voti di chi l'altra volta ha dato centro-destra, sto per svelare un segreto pazzesco, si perde le elezioni con le elezioni. L'albo degli elettori. Facciamo l'albo degli elettori, che deve stare bene. Io sono favorevole alla crisi, non c'è problema. Bisogna che gli eventi siano pubblici. Porca miseria, se il testo degli eventi delle ultime primarie ce l'avete ce l'hanno, se quelle delle prossime ce l'hanno tutte, quindi benissimo. A me l'unico caro Bersani, io sono sicuro che va Bersani, per Bersani non stima lealtà, l'ho dimostrata credo in tutti gli interventi che ho fatto. E anche un sentimento vero di rispetto per la funzione che ha, dico, caro signore, guarda, a me che te la fai a lei del corso non ti convince molto. Ma se non lo fai perché vuoi evitare che ci siano problemi, fai. Vuoi mettere il doppio turno? Ora, il doppio turno del primario. Mettiamo anche il doppio turno. Guarda, no, sono favorevole anche a che mette il doppio turno. Ci vuole al 10 euro. No, al 10 euro. Ma va bene anche il doppio turno. Registrazione, cioè che non soltanto fai una coda la domenica 25 per andare a votare e dichiarare di essere elettore di centro-sinistra, di stare nell'albo, di dare il partito, di aver letto la fotografia di D'Alema, di conoscere la memoria le ultime tre strofe di Bandiera Rossa, tutto può, va bene, tutto è. Fai una volta e basta questo. Devi andare la domenica prima a pre-registrarti alla sede del partito in altro luogo per dire che te la domenica dopo vuoi andare a dire di essere ragazzi, no, per chiarezza,
Pescara ha preso più voti di quanti voti ha preso il PD alle elezioni. Mi sto spiegando? Ci sono delle zone d'Italia dove ci vanno le truppe cannellate. Io voglio dire questo con grande chiarezza: noi siamo disponibili a tutte le regole che assicurino l'atto di responsabilità, e se uno è del centro-destra e vuole venire a votare, deve dirlo, sono d'accordo, perché non è che si fa le cose nascoste. Non sono d'accordo all'idea di mettere dei limiti che diano il senso, posso dirla così, della paura del gruppo dirigente. Perché non dico per noi, se tu vuoi governare l'Italia per i prossimi 5 anni, metti in conto pressioni sociali, crisi economiche, difficoltà finanziarie, e che ti fai impaurire dal fatto che la gente e si va alla conclusione che Bersani ha detto che queste regole sono per evitare che vada a votare Batman, il capogruppo della parte politica, no, non c'era questo. La dico così: Batman non ha mai votato la nostra primaria e non ha mai avuto intenzione di votare la nostra primaria. C'è una cosa che Batman ha votato: ha votato l'aumento dei fondi dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale da 1.014.000 ed è una vergogna, ma l'ha votato insieme al capogruppo del PD del Consiglio regionale. Iniziamo a noi a candidare il capogruppo del PD del Consiglio regionale. Non possiamo avere paura della gente. E allora io la dico così: noi dobbiamo cambiare l'Italia. Se perdiamo non cambieremo partito, noi staremo a combattere dentro il PD per il PD, per un partito locale che non sia un partito locale. Chiediamo il rispetto, chiediamo che le regole siano chiare e chiediamo che non ci siano scherzi su questo punto. Perché? Perché, signori, ho finito davvero. Non è in gioco soltanto il destino personale di qualcuno, è in gioco un'idea di politica che dovrebbe essere bella, degna di stima, degna di rispetto. Voglio dirvi anche a voi che dite ora, a voi pessimisti che dite che non, che noi riusciremo ad andare lì, riusciremo ad andare ad abitare una terra nella quale la bellezza della politica non fa la storia. E voglio